E poi questo si aggiunge anche a un monopolio in tema di raccolta pubblicitaria, che sono in mano a poche società, e quindi non c'è la possibilità per le nuove iniziative dal punto di vista giornalistico, televisivo, di emergere. A ciò si aggiunge poi il tentativo negli ultimi anni della politica di imbavagliare ulteriormente l'informazione, limitando la libertà di informazione con le cosiddette leggi Bovaglio, quindi i tentativi di introdurre leggi che vogliono sostanzialmente inasprire o comunque rendere difficile l'attività di quella che è l'informazione cioè alternativa, che sono i blog, i siti internet, i social network. E è un tentativo ancora in corso. Un piano che i partiti di maggioranza stanno continuando a portare avanti. E questa è una situazione drammatica perché? Perché comunque i sistemi tradizionali di informazione sono ancora più dominanti in Italia. In Italia solo il 53% della popolazione utilizza in maniera, diciamo, giornaliera e prevalente i nuovi sistemi di informazione, in particolare la rete. In confronto ad una media europea che supera il 70%, quindi capite com'è importante in questo momento riportare una certa libertà di informazione nei mezzi di comunicazione tradizionali, stampa e TV. Ed è questo il lavoro che stanno facendo i miei colleghi in questo momento. Questo è un tema che noi conosciamo benissimo come Movimento 5 Stelle, infatti credo che sia stato forse il tema che abbiamo affrontato nella seconda vera manifestazione politica che il Movimento 5 Stelle ha conosciuto, cioè il secondo Mudei del 2008. In quell'occasione noi abbiamo raccolto le firme per tre referendum che chiedevano, uno, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, due, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti che è stato istituito nel 1925 da Mussolini per controllare l'informazione e guarda caso esiste ancora. E poi l'abolizione della legge Gasparri, che aveva di fatto salvato la rete 4, che doveva, in base a una sentenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea, essere sostituita da un altro soggetto. E non è mai stato fatto, abbiamo pagato un monte altissimo, tutti noi, con le nostre tasse. Quindi, il secondo Mudei, per me, in tema di informazione, è stato il nostro primo atto politico. E il punto di partenza del Movimento 5 Stelle. Da dove siamo partiti? E ora dove siamo? Ora siamo qui, siamo in vigilanza RAI, quindi abbiamo fatto moltissima strada e spero che molto ancora ne faremo. E se ci riusciremo sarà per merito soprattutto di questi due ragazzi, che invito a prendere la parola.